Una buona serata, buon giovedì, ben ritrovati con Velo. L'appuntamento è il numero 22 di questa stagione, in chiusura di un Tour de France che insomma ci ha restituito quello che immaginavamo, ovvero un Pogacar più in alto di tutti. La doppietta Giro Tour è completa e dunque il fenomeno sloveno mette l'ennesimo successo straordinario della carriera già assolutamente irripetibile. Parleremo di questo, il bilancio delle tre settimane del tour, ma soprattutto le prospettive di questo ragazzo che a 25 anni davvero ha messo insieme un palmarès stratosferico. Ovviamente finito il tour, che è iniziato un po' prima per dar spazio, sempre in Francia, alle Olimpiadi Parigi 2024, che stanno per iniziare. Tra qualche giorno ci sarà la prova a cronometro, poi il 3 agosto ci sarà la prova su strada. Noi ovviamente facciamo il tifo per il nostro Filippo Ganna. Parleremo di questo, anche di ciclismo dilettanti, con un ospite, anzi con due ospiti, ma uno in particolare che ha vinto qualche giorno fa a Monte Granaro. Innanzitutto vi ricordo che potete interagire con noi, qualora lo vogliate, ovviamente al 392-623-7060, WhatsApp o SMS, che potete seguirci live nelle modalità che sapete, sulla nostra pagina Facebook, sulle nostre pagine Facebook e anche sulla sezione live del sito tv6.it. Diamo la buona serata. Oh, questa sera, peraltro, ve lo anticipo, anche effetti speciali, eh? Poi non vi dico nulla, anche effetti speciali. All'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini, ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Con una maglia che torna di prepotenza, e non potrebbe essere altrimenti, in collegamento, Riccardo Magrini, ciao Ric. Buonasera a tutti. Non ti impettire così, no. L'abbiamo buonasera sì. A tutti. L'abbiamo visto. Poi, dopo l'anteprima, prima di iniziare la discussione, c'è anche una clip dedicata soprattutto ai due grandi protagonisti di questo Tour de France. Ruggero Marzoli, ciao Ruggero. Ciao, buonasera a tutti. E ben ritrovato ad Umberto Di Giuseppe. Ciao Umberto. Buonasera. E poi al tuo fianco, quattro vittorie in stagione, a Monte Granaro ha vinto il Gran Premio di Monte Granaro, è uno dei protagonisti dell'annata della tua squadra, Francesco Paravano. Ciao Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Allora, questi sono gli ospiti, i temi della serata, poi durante la serata ci sarà anche un altro gradito ospite in collegamento. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia, Francesco Di Sante che lo assiste, ringrazio tutti quelli che ci seguiranno questa sera. Non cambiate canale, tra pochissimo velo numero 22. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Thank you.
ogni pedalata. Un mattone in più. Verso la volata. Ci sono strade che si incontrano con un unico obiettivo: costruire successi. La nostra passione ci spinge sempre alla ricerca della perfezione, del comfort e dello stile. Vogliamo accompagnarti verso nuove sfide, nuovi orizzonti e nuovi traguardi. DM Sport ti accompagna verso questi obiettivi senza compromessi. Vesti il vero Made in Italy. Vesti DM Sport. Everyday in every way. La clip iniziale dedicata ovviamente a Tadej Pogacar, il re del ciclismo mondiale che porta a casa la doppietta Giro Tour come non riusciva dai tempi del nostro Marco Pantani. Questa è la copertina di questa puntata numero 22 in cui analizzeremo nella prima parte ovviamente il Tour de France che si è chiuso, aspettando ovviamente che si apra invece la rassegna a 5 cerchi di Parigi. Tappe, quelle che ci eravamo lasciati dopo l'ultimo appuntamento di giovedì scorso, poi alla fine hanno visto il classico monologo anche a cronometro nell'ultima frazione di Tadej Pogacar. Riccardo, parto ovviamente da te perché voi ci avete raccontato queste tre settimane, così come avevamo detto per il Giro, mai vittoria fu più meritata, più legittimata da una supremazia che sì, è vero, è stata anche un po' favorita da un Vingegaard non in perfette condizioni, però bisogna dire che quello che ha regalato questo ragazzo in queste tre settimane difficilmente ce lo dimenticheremo. Ma non ce lo dimenticheremo perché credo che sia il caso di dire che c'è un'era nuova, un duello nuovo, perché Pogacar e Vingegaard se le sono date per 4 anni, se le stanno dando tutti gli anni al Tour de France, che è la corsa più importante del mondo. È un'era nuova, secondo me, senza paragoni, senza fare paragoni. Credo che Pogacar abbia segnato un'epoca, questa è l'epoca di Pogacar. È stato entusiasmante, non sono tanto d'accordo su quello che hai detto delle condizioni di Vingegaard, anche se ritengo che comunque 3 mesi sono sempre duri da superare come ha avuto lui, però quando è arrivato alla partenza di questo tour la dimostrazione è stata data anche dai dati. Sai che oggi si viaggia con, sì, i dati, e i dati hanno detto che le condizioni atletiche di Vingegaard erano anche superiori rispetto, almeno ai numeri, rispetto a quelli che erano stati espressi l'anno prima. Quindi è vero che comunque c'è stato questo fermo, tutti l'abbiamo visto e ci dispiace, però ha trovato davanti a sé un corridore che è andato più forte questa volta, e quindi ci godiamo questo successo di Pogacar, e credo di potercelo augurare anche negli anni futuri. Un'era nuova, e io sono d'accordo con quello che ha detto Riccardo, Luciano, l'era di Tadej Pogacar. Vediamo un po', facciamo un po' il riassunto con le vittorie principali, per metterle tutte sarebbero servite 10 slide. Abbiamo fatto un mini riassunto, è chiaro che stiamo parlando forse del nuovo cannibale del ciclismo mondiale, perché quello che questo ragazzo ha vinto ad un'età comunque giovane è qualcosa di straordinario. Se togliamo il logo c'è anche un altro Tirreno, ecco qua, grazie Maurizio.
parliamo di un Giro d'Italia, 3 Tour de France, 3 Lombardia, 2 Liegi, un Fiandre, 2 Strade Bianche, una Freccia Vallone, 2 Tirreno, c'è anche un Amstel, sono 2 UAE Tour. Cioè, parliamo veramente di qualcosa che è difficilmente immaginabile. Ma sicuramente è il fenomeno del ciclismo mondiale, ma dello sport in generale, perché avere uno sportivo così forte in qualsiasi attività sportiva diventa veramente complicato. Sono d'accordo anche con Riccardo quando dice meglio non fare confronti, perché io che sono cresciuto, sì, e mi sono avvicinato a questo sport negli anni 70, ho vissuto le bellissime pagine che mi ha regalato, mi ha entusiasmato Eddy Merckx, perché se io mi sono appassionato anche a questo sport lo devo anche a un grandissimo di questo sport, appunto Eddy Merckx. Però non va assolutamente fatto paragoni, perché saremmo veramente poco... Sì, non reggerebbero. Non reggerebbe i confronti, perché il ciclismo cambia anno per anno, figuriamoci un po' generazione e generazioni di sportivi. Comunque veramente è stato un grande Pogacar, anche perché... Ce l'aspettavamo un po' tutti, una prestazione, un'ottima prestazione anche al Tour. Dopo che ha vinto alla grande un Giro d'Italia, sapevamo che poteva anche arrivare a questo obiettivo, però effettivamente c'è arrivato con una performance eccezionale. Una terza settimana da Tour, non ho mai visto un corridore che vada così forte ed è superiore ai suoi avversari come ci ha fatto vedere le prestazioni appunto di Pogacar. Quindi veramente complimenti, sicuramente però il duello Pogacar-Vingegaard ritornerà sugli scudi anche la prossima stagione, sì, perché anche la prova di Vingegaard non è stata assolutamente banale, è stato un atleta che fino all'ultimo ha provato a contrastare la grande qualità di Pogacar, e però io ritengo che il prossimo anno sarà un bel Tour da rivedere, perché partendo alla pari, e dopo l'incidente Vingegaard, dobbiamo ammettere che non è partito come era partito le stagioni scorse, quindi, ma no, non per giustificare assolutamente la sconfitta, assolutamente, perché probabilmente il miglior Vingegaard in questa circostanza avrebbe perso lo stesso, perché effettivamente Pogacar ha dimostrato di andare forte in salita, in discesa, ha dimostrato di non far fatica nemmeno con il caldo. Era uno dei temi delle settimane passate, che dicevamo potrebbe avere un po' di difficoltà nelle giornate calde, invece nemmeno nelle giornate calde non ha avuto problemi in salita col caldo a cronometro. E poi a cronometro, specialmente l'ultimo cronometro, poteva andare anche un attimino più tranquillo, perché tu stai per vincere un Tour de France, mm-hmm, devi vincere il Tour, non devi vincere assolutamente la cronometro. Anche in quel giorno ha dimostrato e ha voluto dimostrare a tutti che era il più forte, come se noi non l'avessimo capito, certo, insomma. E quindi da quel punto di vista un po' di rimprovero sulla gestione dell'atleta va fatto, perché a volte rischia anche più del normale quando non ce n'è assolutamente bisogno. Quindi si conclude un Tour de France di grande qualità, secondo me, con un podio che già dall'inizio avevamo già più o meno immaginato. Questo ciclismo non ti fa nemmeno sbagliare i pronostici, ciò significa che veramente questi corridori... Stai facendo un discorso contro te stesso. No, vabbè, non come... No, scherzo, ovviamente. No, diciamo che veramente tu dai un pronostico... 9 su 10 si prende. Lo si prende, perché quando si arriva all'appuntamento clou ci sono tutti, certo, e con grande risposta. Quindi ci siamo divertiti, ci siamo entusiasmati. Una parentesi, poi lo apriremo anche sul nostro Giulio Ciccone, certo, che purtroppo nella terza settimana
ci ha un po' deluso dopo le due prime settimane che di grande qualità da parte di Giulio. Poi nella terza, dove effettivamente speravamo, dove avrebbe incontrato anche il percorso più adatto alle sue qualità, invece è venuto un po' a mancare, però ha dimostrato di essere veramente un corridore di qualità e da questo tour dovrà pur capire se conviene continuare sulla strada intrapresa quest'anno nella classifica oppure ritornare sui vecchi passi dove all'inizio del tour ci avevamo anche pronunciato, nel senso che speravamo che lui venisse fuori dalla classifica e puntasse a qualche tappa, però probabilmente ha obbedito agli ordini della squadra, quindi si riporta a casa un undicesimo posto che secondo me al Tour de France non è assolutamente un brutto poi risultato. Siccome stanno arrivando dei messaggi, poi ci entriamo più nel merito del risultato del nostro Giulio Ciccone. Ruggero, vengo da te perché li sto segnando i messaggi che stanno arrivando. Ce n'era uno abbastanza duro rispetto al tour di Giulio Ciccone, poi ovviamente lo analizziamo. E analizziamo anche gli avversari che, secondo un nostro telespettatore della casa, a parte i primi tre, di fatto non ci sono stati, ma questo poi lo vedremo tra un po'. Ruggero, vengo da te perché io ho utilizzato, non a caso, la carta dell'asso di cuori per Tadej Pogacar prima, per far vedere il palmarès di questo ragazzo. Perché, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, questo ragazzo non solo vince, ma sembra avvicinare ogni volta di più le persone a guardare questo sport, ad appassionarsi a questo sport, a scoprire la bellezza di questo sport. Ma sì, ma perché... Dove può arrivare questo ragazzo? Che ma a 25 anni avrà vinto, ecco, l'anno scorso... Lo faccio rivedere, avrà vinto. Lo faccio rivedere così lo vedi bene. Intanto aspettiamo un attimo che termini il tuo sottopancia, come suol dire in gergo tecnico. Adesso possiamo toglierlo, Maurizio, anche se dura 8 secondi, possiamo... Eccolo qua. Ma no, dicevo, a 25 anni, si è presentato nel 2019 vincendo 3 tappe alla Vuelta e facendo terzo in classifica dietro Valverde e Roglic, mi sembra. Comunque sono 4 anni che vince tantissimo, dalla Liegi a Lombardia, a un Fiandre secondo me bellissimo, strade bianche, Tirreno, 7 grandi corse a tappe, 7 podi tra Giro e Tour e Vuelta, 17 tappe al Tour, ma credo avrà vinto 80 di gare da quando è professionista. Ha 25 anni, secondo me ancora 4-5 anni buoni davanti, quindi facciamo due conti, può vincere, può rompere ancora tantissimi record. Quest'anno ha vinto 6 tappe al Giro e 6 tappe al Tour, quindi in totale 12 tra Giro e Tour. Merckx ne aveva vinte nello stesso anno 11. Ma poi la leggerezza, allora, nel ciclismo mio, quel modo di correre un po' da cannibale, un po' quelle volte che si butta in volata, un po' per riallacciarmi anche al discorso di Luciano, quelle discese così, così rischiose, tutti quei rischi che si prende, sì, è un po' potrebbe essere criticabile, ma è il bello di questo ragazzo che con la sua spontaneità, con la sua leggerezza, con la sua freschezza, con l'età così giovane, riesce a donarci delle emozioni pazzesche, importanti, questi attacchi repentini, perché se pensi che a ogni tappa donava emozioni, anche in altri tempi le fughe sarebbero arrivate, sì. E lui in maglia gialla da leader, chi al posto suo l'avrebbe gestita. In realtà lui attaccava. Sì, non ha mai gestito niente, anche un metro. Nel senso, sembra che non ha gestito niente, però è,
è il suo modo di essere, il suo modo di ma anche negli arrivi in volata. Un arrivo in volata, non mi ricordo chi ha vinto, ha fatto tipo decimo, undicesimo. È strabiliante, certo, quello che fa, quindi okay. È un po' contro natura, ma abbiamo anche commentato ormai negli ultimi 3-4 anni come il ciclismo sia cambiato anche sotto questo aspetto, ma è da andarlo a analizzare, già l'abbiamo fatto altre volte, anche sul discorso dell'età anagrafica, sono ragazzi molto più giovani dei tempi. Assolutamente sì. Umberto, chiudo il giro con te dopo insomma aver rivisto e analizzato approfonditamente quello che è successo. È un'era nuova questo ragazzo? Ma non è un'era nuova, qua mi sembra una cosa impossibile, che l'anno scorso Venegard giocava con lui e quest'anno è lui che gioca con Venegard. Due le cose: o ha cambiato i tipi di regolamenti di preparazione, oppure c'è qualcosa che non va, perché è impossibile che l'anno scorso c'era Venegard che l'aspettava. È anche vero che in un anno possono cambiare tante cose, però. Sì, ho capito, ma cosa vuoi cambiare? Con un anno non è che cresce, l'atleta già a 24-25 anni già è maturo, non è che non è maturo. Ne aveva già 22 di tutte. Ho capito, ragazzi. Però l'anno scorso ci giocava, Venegard ci giocava con lui. Ti faccio vedere però una cosa. Ti faccio vedere una cosa. Perché? Giustamente, ti faccio vedere la classifica finale di quest'anno. Perché poi in realtà anche il sottoscritto, devo dire la verità, in alcune circostanze ho detto vabbè, qualcosa si poteva anche lasciare a volte, cioè si poteva anche cercare di essere meno cannibali, tanto il tour diciamo che di fatto era al sicuro. Questa è la classifica finale: Vingegaard a 6-17, Vanderpool a 9-18, poi ovviamente Almeida quasi a 20 minuti, però concentriamoci sui primi tre. Poi in realtà Luciano, che è molto attento ai dati, veramente molto attento ai dati, mi ha detto ma mi fai vedere come era andata l'anno scorso, quali erano i distacchi dell'anno scorso, del 2023. E allora abbiamo tirato fuori i distacchi dell'anno scorso, quando Pogacar prese 7 minuti e mezzo da Vingegaard. Quindi poi in realtà, Luciano, il distacco dell'anno scorso era persino più ampio, i distacchi dell'anno scorso erano più ampi di quelli di quest'anno. Diciamo pure che l'anno scorso il Pogacar al Tour ha fatto fatica e Vingegaard aveva una condizione speciale. Il problema è che Pogacar quest'anno è cresciuto dalla Sanremo, è cresciuto dalle classiche, è cresciuto al Giro, è cresciuto, cioè questo è un ragazzo che in questa ultima stagione è cresciuto molto, invece probabilmente Vingegaard è rimasto il Vingegaard dell'anno scorso, anche se, come ripeto, il Vingegaard di quest'anno lo dobbiamo analizzare, ma in parte perché è un atleta che arriva da una caduta ai Paesi Baschi, come... Sì, però è sempre uno che ha fatto seconda al giro, non è che è arrivato decimo o quindicesimo. Io quello che mi meraviglia, ma due le cose: o ha sbagliato Venegard a fare tipo di preparazione, no, come Venegard ci sono anche altri corridori, oppure questo Pogacar a 25 anni è diventato un campione. La classifica dell'anno scorso. Poi c'è un'altra cosa, sportivamente, Venegard è stato molto più sportivo di Iadiro. L'anno scorso quando lui è caduto, Venegard l'ha aspettato, gli ha dato la mano, ma invece quest'anno no. Perché quando l'ha ripreso quel giorno lì, che ormai era sicuro, allora, c'era un altro, doveva fare la lunga. Si sono aspettati a vicenda, perché l'anno scorso è successo un avvenimento che adesso non ricordo bene, sia che ha penalizzato Vingegaard e sia che ha penalizzato Pogacar. No, io parlo sia come sportivo. L'uno ha aspettato l'altro e sia l'altro ha aspettato uno. Quindi, ok, possiamo rimettere la classifica ovviamente per non confondere chi magari mette adesso vede Vingegaard, Maurizio, ok, quello era solo un esempio per far capire, questa è la classifica di quest'anno. Dimmi Ruggero. No, tornando su quello che stavi dicendo prima, sull'argomento, quest'anno Pogacar vince il Tour con 6 minuti su Vingegaard. L'anno scorso Vingegaard vinceva il Tour con 7 minuti, sì, credo, su ok. Quest'anno la lettura che do io è che Vingegaard più o meno perde 30, 40, 50 secondi, un minuto al massimo, tappa per tappa, e quindi c'è in 21 giorni si arriva a quei 6 minuti, mentre l'anno scorso Pogacar in una tappa, forse Riccardo ricorda meglio, in una tappa ebbe una crisi di fame
e quindi il grosso del distacco lo prese proprio in quella tappa. Ecco, se, la, se, se tu dici giustamente questo, questo che vedete qui, io dico, è costruito stato, sulle tre settimane pezzo dopo pezzo, sostanzialmente è stato equilibrato quest'anno, nel senso che Vinge, con una bilancia che è sempre di poco ma sempre tendente dalla tappa del Galibier che ha preso 50 secondi piuttosto che dalla tappa di altre tappe che prendeva 30, 35, 40, qualche abbuono. Sappiamo tutti che al primo poi c'è 10 secondi, al secondo ce ne sono 6, quindi, e quindi ci sono anche degli abboni, quindi un po' quel, quel distacco di 6 minuti è stato maturato nei 21 giorni, mentre l'anno scorso, se ricordo bene, ma mi può dare conferma Riccardo perché poi lui è più vivendolo. Riccardo, forse non ti sentiamo. No, ricordi benissimo Ruggero. È quello, la conferma che Vingegaard quest'anno ha perso il Tour, ma era presente sempre, non ha mai avuto una giornata netta di crisi. Forse l'unico giorno che era andato un po' in difficoltà quando cambiò sugli sterrati la bicicletta con Tratnik e non collaborò con i Evenepoel e Pogacar, e lì è stata un po' la chiave di tutto il Tour secondo me, perché Pogacar, ci sono state anche delle dichiarazioni, se ti ricordi, insomma, Vingegaard non ha le palle, insomma c'è stato un po' di diatriba fra i tre, soprattutto da parte di Evenepoel, e lì secondo me si è creata una sorta di simpatia nei confronti dello sloveno verso il belga, tant'è che la tappa che poi è tanto criticata, la criticammo anche noi perché si parlava appunto della signorilità che mancava a Pogacar, che secondo me è una cavolata clamorosa, perché se c'è da vincere vinci, e lì ci fu quell'atteggiamento passivo di Pogacar perché non voleva dare sostanza a quella azione che aveva fatto Vingegaard. Però è come dici te, Ruggero, Pogacar ha vinto il Tour nelle tre settimane pezzo per pezzo. Se vai a guardare sul Galibier, che era la quarta tappa, lui è scollinato con 7 secondi di distacco da Pogacar, non è che era passato. Poi dopo l'ha persa in discesa grazie a un'abilità clamorosa di Pogacar. Eravamo alla quarta tappa, e poi scusami se posso, prima diceva Luciano che non gli conveniva rischiare, allora vi dico questo piccolo aneddoto che mi è capitato domenica mattina di parlare con Urs Murn, che non so se ve lo ricordate, lui, io l'avevo nella Formaggi Pinzolo Fiavé come direttore sportivo insieme a Stefano è stato Giuliani. Mio compagno di squadra. È stato tuo compagno di squadra, un ragazzo fantastico. Lui con me c'aveva sempre un bel rapporto, c'è sempre avuto un bel rapporto, ma era 20 anni che non lo vedevo, quindi c'è stata la lacrima anche da parte mia, perché lui ora lui è commissario tecnico della nazionale slovena, e mi aveva detto: guarda, vado all'albergo di Tadej sperando di convincerlo, ma lì c'era tutta un'altra questione. È una questione di Urska, insomma le Olimpiadi non sono state fatte, ma lui ha detto: guarda, io con anche Hauptmann, ma un po' tutti i direttori sportivi di Tadej, della Emirates, si sono raccomandati più volte e hanno detto: guarda Tadej, parti per ultimo, sai i tempi, magari nell'ultima discesa, che la conosci bene, tutto quello che vuoi, non rischiare più di tanto. Come dire al muro, lui ha fatto come gli è parso lo stesso, ma e gliel'hanno detto, non è una gestione degli Emirati o della squadra, è lui che è così. Ma Riccardo, un fenomeno del genere come fa? No, ma Riccardo, è come al Giro che si buttava nelle volate piuttosto che al Tour, certo. Sulla carta ha fatto non una volata, è andata, ma ti spiego anche il perché lo dico, perché insomma sapete che insomma se dico le cose non è che le dico a vanvera. Lui aveva uno screzio nei confronti della Visma, non tanto di Vingegaard,
ma della Visma in totale. Ce l'aveva con Van Aert, che l'anno scorso lo umiliò in salita, se vi ricordate, sì, vincendo sì. Poi la tappa anche con Winger. Lui ci aveva come il toro con la cappa rossa, lui voleva stroncare i Visma in generale. Poi i Visma, bisogna dirlo, non avevano la squadra attrezzata come la UAE, però l'obiettivo di Pogacar era quello. Certo. E quindi anche andare a fare la volata, che arrivò nono, che gliene fregava di far la volata, ma lui nella sua testa, se pensate, la prima tappa che ha vinto Bardet, e ha fatto quarto lui, sì, sì, ha fatto la volata con Van Aert. Certo. E sono tutte cose che chiaramente voi avete corso come me, sono tutte cose che comunque al corridore gli scatta qualcosa in, sì, in più, capito? Non è una questione, Luciano, di direttore sportivo, di amministrazione della squadra. Lui fa come gli pare. Cioè, e vorrei vedere. Ma no, Riccardo, ma noi non è che stiamo criticando nessuno, la squadra, il corriere. Vuole fare quello che gli pare, che facesse quello che gli pare, e va bene, fin quando va bene. Ma permetti, per gente come noi che abbiamo corso in bicicletta e sappiamo quanti rischi, mentre vedo la televisione, quanti rischi si sta prendendo il corridore in un momento che non ce n'è assolutamente bisogno. Certo. Mi permetti di dire che sta sbagliando adesso, che lui faccia tutto quello che vuole lui, che facesse quello che... Però giustamente, tu dici, potrebbe succedere che il giorno che ti gira oppure Riccardo, la gestione del tour, che se ne è parlato, voi ne avete parlato, i giornali ne hanno parlato, Pogacar a questo Tour de France è stato un corridore, in molti hanno detto, molto aggressivo, poteva regalare qualcosa a qualcuno. Lui non ha fatto niente di niente, lui ha preso tutto e si è portato a casa tutto. Però mi permetti di dire che a volte bisogna essere più modesti, cercare di trovare collaborazione, cercare di fare dei regali a qualcuno, perché poi te ne potrebbe aver bisogno, perché poi Pogacar non finisce di correre oggi, ma deve correre i prossimi 10 anni, quindi ne avrà di occasioni. Magari non sarà così forte come adesso. Come adesso, e magari in quelle circostanze potrebbe aver bisogno. Cioè, lo hanno criticato anche gli altri, noi diciamo così... Cioè anch'io da ex corridore dico che avrebbe potuto gestire questo tour con più eleganza. Poi ci ha fatto vedere di tutto e di più, ci sta bene tutto, però obiettivamente criticavo da questo punto di vista quando qualcuno di corridori anche molto più popolare di noi e campioni più di noi l'ha criticato. Certo, perché... ma io l'ho criticato in diretta, Chiappucci e Bugno, che hanno espresso anche delle critiche, come stai facendo, ma tu hai fatto un discorso che non fa una piega. Il problema è che il ciclismo oggi non è più quello dei nostri tempi, Luciano, questo è quello che forse non si riesce a capire. Il ciclismo oggi non è come quello dei nostri tempi, è tutto lì, e quindi lui fa bene a vincere e cioè lui lo fa per con la cattiveria che l'abbiamo visto, lo vediamo anche da queste immagini, non ha risparmiato nulla a nessuno, tantomeno a quelli della Visma, te l'ho spiegato prima, perché effettivamente lui è chiarissimo, c'aveva, il discorso Ricca, io sono c'aveva da... i conti un aperti, conto da regolare nella sua testa. Ricca, io sono d'accordo con te perché bisogna, secondo me, distinguere le due cose. La prima cosa è, ok, criticarlo per i rischi in volata e per i rischi in discesa, ok, ed è tendenzialmente, siamo stati ex atleti, parliamo di ciclismo e quindi è giusto che ci mettiamo del nostro, e quindi lì anch'io consiglierei di usare più attenzione, però poi gli riesce tutto, va bene. Dall'altra c'è il fatto che non, come dice Luciano, ci vorrebbe un po' più di eleganza, sai, perché noi veniamo da un mondo diverso. Cioè, io vengo dall'era di Armstrong piuttosto che di, quindi Armstrong, mi ricordo una tappa la regalò a Ivan Basso,
Vengo dall'era, vedevo dalla televisione, dall'era di Indurain, che comunque gestiva la grande corsa a tappe in un certo modo, e quindi vengo da quella mentalità. Però oggi è diverso, come dici tu, Riccardo. Sì. Cioè, oggi hanno un'età diversa, un modo di interagire completamente diverso, e sono spinti da qualcosa di estremamente... Ok. Però quello che volevo di nuovo sottolineare, che non è un fatto di giustificare tutte queste azioni ai propri avversari, a volte, e quindi giustifichi quello che succede nel campo, però a volte succede delle cose fuori dal campo, che è molto più importante. Io dico, vedi Pantani a un certo punto della massima popolarità ha dovuto pagare qualcosa anche fuori dal campo. Capito? Però secondo me a livello politico Pantani ha pagato. Esatto. Perché ai tempi, quindi se ai tu tempi cresci, noi facevamo cresci, delle cresci, riunioni e ti metti contro tutto, corridori, istituzioni, cioè diventa complicato poi. Ma lì non, lui non, cioè guarda, è rischioso. Secondo me Pogačar non si è messo contro le istituzioni, perché anzi, almeno Pantani si era messo contro. No, Pantani sì. Pogačar anzi ha elevato il tour all'ennesima potenza, cioè gli ha dato un valore aggiunto. Già il forte tour di suo, con queste vittorie, con queste azioni, l'ha elevato. Chiarissimo. Vi chiedo una gentilezza, cioè nelle risposte essere un po' più brevi, altrimenti non riusciamo a leggere i messaggi e sono tanti, mi dispiace non poterli leggere tutti. Ne leggiamo qualcuno. Innanzitutto fatemi salutare Livio dalla Bielorussia, che ci scrive, detto il 2024 è l'anno che è nata mia figlia Larzia, tanti auguri ovviamente. Un bacione alla bimba, è anche l'anno che ho scoperto Velò, e penso che tra le due cose ci sia un po' una differenza di felicità, però insomma anche aver scoperto la nostra trasmissione è una cosa buona. Mi fai, Maurizio, leggere altri messaggi, perché ce n'era uno che riguardava gli italiani. Sono stato un mese fa nel fantastico Abruzzo, 4 giorni tra Gran Sasso e Blockhaus in bici, per caso scoperto in TV facendo zapping. Ah, vi ho scoperto in TV, complimenti per la più bella e competente rubrica ciclistica che si produce nel nostro paese, non vi mollerò più. Augusto da Domodossola, grazie Augusto, grazie, perché immagino che tu sarai tornato a Domodossola e tu ci stia seguendo in streaming, quindi siamo contenti di essere stati di compagnia quando sei stato qua e magari di essere compagnia nei prossimi giovedì. Ciccone nella squadra giusta, il ruolo nella leader lo valorizza o lo limita? Facciamo, lo accoppiamo con l'altro messaggio che era arrivato, Maurizio, all'inizio. In cui si parlava di un giro per Giulio, ci dicevano da casa, un giro fallimentare, secondo me un po' troppo, l'avevo detto anche settimana scorsa. Luciano Unico a non starnazzare sul nostro Cicco, tour fallimentare per colpa di dirigenti e addetti ai lavori, forza non mollare, torna a vincere presto, questo vogliono i tuoi veri tifosi. Riusciamo, Ruggero, a condensare le due considerazioni che ci arrivano da casa? Cioè, ma se è stato un tour fallimentare e se la Lidl valorizza o limita il ruolo di Giulio? Cerco di essere veloce. Allora, credo 3-4 settimane fa, quando ero in trasmissione, forse ero l'unico che era d'accordo voleva che Giulio facesse classifica. Oggi, a distanza di 4 settimane, dopo il tour, dico, secondo me ha fatto bene. Perché? Se andiamo a analizzare il tour, ci sono state 5-6 arrivi in volata e sono andati i velocisti, 4-5 fughe, quindi Giulio poteva prendere quelle fughe, ma... Qui ci scrivono, non ha più fame. No, è andato, guarda, che fino a 4 giorni dalla fine, fino a Isola 2000 era ottavo in classifica, ma ha fatto anche un quinto, aveva perso anche pochi secondi. È vero che un undicesimo posto molto probabilmente non è uguale a un sesto, un settimo, un ottavo posto. È chiaro che qualcosina in più del dovuto l'ha perso nelle ultime due tappe di montagna, però veramente si è provato con i più grandi al mondo, nella corsa più bella e più importante del mondo, e da qui c'è un punto di partenza. Ripeto, secondo me spazio per vincere una tappa nelle fughe in questo tour non ce n'erano tante, a parte le prime due fughe che sono andate allora
Un attimo perché ti faccio... Ma poi c'è stata la fuga che è arrivata nella tappa dello Sterrato, piuttosto che quella di Gap, forse l'unica adatta a lui era quella che ha vinto Carapaz nella 17ª tappa, ma un Carapaz così era impossibile da battere. Allora, qui ci scrivono, ti chiedo anche, anzi lo chiedo a Luciano, la cortesia di essere brevissimo, perché ci dicono per onestà intellettuale, se fosse arrivato un 11° posto per un corridore straniero avremmo detto che era un flop. Ci scrivono da casa. Tu hai sempre sostenuto in queste settimane che probabilmente era meglio uscire di classifica subito e puntare ad un risultato che sia una o due tappe o una maglia a pois. Per te com'è stato? Rapidamente è stato che se avesse corso per le tappe, come dicevamo all'inizio del tour, sarebbe stato, però purtroppo Giulio ha dovuto fare un altro tour, ha dovuto fare il tour che gli suo malgrado magari gli ha chiesto la squadra, capito? Ha dovuto fare classifica e probabilmente ha pagato anche l'assenza di certi uomini che gli sono venuti a mancare, però io ritenevo che Giulio doveva correre alla Carapaz. Carapaz ha corso come doveva correre Giulio, ha corso come Giulio l'anno scorso, esatto, capite? E tu poi hai delle chance e vinci una bella tappa, perché vincere una tappa, cioè qualcuno dice ma ottavo, no, sì, c'è l'interesse della squadra ma non del corridore. Ma io penso che se avesse vinto una tappa al Tour de France sarebbe stato veramente più premiante che un 11° posto, però Giulio ha dovuto correre come gli ha chiesto la squadra. Purtroppo il risultato è quello che abbiamo sotto gli occhi. Comunque dico una cosa sola, una squadra che va a un tour, una squadra che non è che può puntare alla classifica dei primi 5 oppure del podio, dovrebbe portare anche un velocista che riesca a vincere volate. Se andiamo a prendere la Trek, io un Milan l'avrei portato al Giro di Francia. Quando si vince una tappa, la squadra è più tranquilla e c'è più calma, oppure no? Ma avevano Pedersen, l'hanno perso per strada. Sì. Avevano... Ci scrivono Mario dall'Aquila, che salutiamo anche lui insieme a tutti gli altri. Mi dispiace da abruzzese, a Ciccone non è un corridore da giro, ma da cercatore di tappe. Insomma, questo è un ognuno parere, giustamente. Da casa. Allora, facciamo così, non abbiamo ancora concluso il tour nell'analisi, però insomma sono le 21:46. Facciamo una cosa, andiamo in pubblicità. Prima però vi avevo promesso, Riccardo, effetti speciali, torniamo alla normalità. Oh, torniamo rosa. Ok? Torniamo nella conformazione originale di Velo, ci fermiamo per la pubblicità. Tra poco continuiamo a parlare di Tour de France. Un viaggio lungo oltre 30 anni. Rabottini Ciclisport è sinonimo di qualità. Qui l'amore per la bicicletta è il nostro motore e la passione per il ciclismo è il nostro carburante. Rivenditori autorizzati dei prestigiosi marchi Scott e Bergamont, gamma completa di bici da corsa, gravel, mountain bike, city bike, muscolari e e-bike. Per il bambino, l'amatore e l'atleta. Nel nostro showroom troverete ciò che fa per voi, con una vasta gamma di modelli sempre in pronta consegna, finanziamento personalizzato e assistenza meccanica con tecnici specializzati. Accessori, caschi ed abbigliamento delle migliori marche per vivere al meglio la tua passione. Vieni a trovarci da Rabottini Ciclisport. Ti garantiamo un viaggio indimenticabile su due ruote. Ci troviamo a Marina di Città Sant'Angelo, viale Matrino 31, vicino il casello autostradale di Pescara Nord. We'll be right back.
Seconda parte di Velò che torna dopo qualche settimana con la colorazione consueta, sarà così anche per le nostre pagine social che per il Tour de France avevano cambiato anche se colorazione. Torniamo al rosa tradizionale. Ti piace più, Umberto, il rosa o il giallo? Beh, il rosa anche perché è donna, capito? Certo. Hai ragione. Diamo la buona serata in collegamento a Claudio Chiappucci. Ciao Claudio, ben ritrovato, ci senti? Ciao, vi sento, sì, ciao. Mi sentite? Allora, posso chiederti la gentilezza, se puoi, di mettere il tuo smartphone in posizione orizzontale, in posizione televisiva? Ecco qua, adesso, perfetto. Allora, Claudio, siamo con te perché noi prima della pubblicità, nella prima parte avevamo inserito due argomenti non so quanto spinosi, lo chiediamo a te, chiediamo un giudizio a chi insomma il Tour lo conosce molto molto bene e le grandi vittorie, i grandi campioni come sei stato te li conosce molto bene. Te la faccio breve: Pogacar ha vinto troppo a questo Tour? Beh, ha fatto la grande differenza, sì, notevole. Sempre, su qualsiasi percorso, anche nella cronometro finale. Gli altri hanno cercato comunque di difendersi, ma lontanamente, perché comunque ha dato dei distacchi notevoli. Però, soprattutto per un corridore che arrivava. Però poteva probabilmente, come dicevamo prima della pubblicità, lasciare qualcosina, visto che il vantaggio era abbastanza consolidato, non lo so. Questo è una questione caratteriale propria, sua, e anche di chi lo segue. È ovvio che se vuoi portare via tutto, qualsiasi cosa la porti via, diventi un po' antipatico, diventi un po' insomma il corridore che dà fastidio, no? Ha vinto tutto, ha vinto sempre facile, ha fatto sempre le azioni facili. Mi dispiace che non sia andato alle Olimpiadi, sinceramente, no? Perché un corridore come lui che arriva non posso dire che, e non posso sentire che è stanco, perché ha finito le ultime tre tappe in crescendo dove ha distrutto tutti. Secondo me ci stava alle Olimpiadi. Qua stiamo tralasciando una corsa che è unica nel suo genere. L'Olimpiade arriva dopo 4 anni, ogni 4 anni. E poter vincere un'Olimpiade credo che sia un sogno un po' di tutti. Personalmente poteva essere anche i miei anni, anche se parliamo di anni diversi, dove andare all'Olimpiadi era dilettantistico, non è professionistico. Oggi possono andare anche i professionisti. Certo. Però tralasciare l'Olimpiade in una situazione dove termina dopo un giro un tour in un crescendo, io su questo non sono d'accordo, ecco, perché l'Olimpiade non è tanto da meno di tante altre corse, e siccome l'Olimpiade non arriva tutti gli anni,
certo. Adesso e quest'anno aveva l'occasione per poter sfruttare, per poter dimostrare la sua superiorità. La prossima arriverà quando di anni ne avrà 29. Noi all'inizio trasmissione, Claudio, abbiamo parlato di un'era nuova, l'era Pogačar. Ha aperto un'era questo ragazzo? Ti faccio vedere anche a te la schermata di quello che ha vinto fino a questo momento, ovviamente le vittorie principali. È un'era ciclistica che ha la sua firma in calce? Guarda quanto ha vinto. Lo so, ma l'era attualmente è sua, non è quella degli altri, perché c'è lui, c'è Vingegaard, però Vingegaard, sai, corre il Tour, non corre tantissime corse. Quest'anno poi ha avuto quel problema con la caduta, è rientrato e secondo me è andato anche oltre a quello che si poteva pensare. Ma poi dietro c'è il resto del mondo, quindi siamo ben lontani da parlare dell'era di Pogačar. Sì, per lui, ovvio, certo. Lui va forte, lui riesce a fare la differenza in qualsiasi corsa, che sia una classica, che sia sterrato, che sia pavé, che sia in salita, che sia cronometro, riesce a fare la differenza. Se parliamo di lui singolo, ovvio, ha fatto degli incrementi notevoli, perché in questi anni è migliorato in una maniera non graduale, di più. Certo. Lo si è visto anche nelle scalate, dove ha distrutto i record passati non di pochi secondi, di minuti. Sì. Quindi questa la dice lunga su quanto lui abbia fatto la differenza sempre, su qualsiasi terreno comunque abbia voluto voglia di farlo. Certo. Ti chiedo un'altra considerazione, perché ovviamente stiamo parlando di un ragazzo che, come detto, ha vinto tutto quello che ha vinto. E però dall'altra parte c'è un altro ragazzo che è della nostra regione, che insomma tu conosci sicuramente bene, Giulio Ciccone. Qui il pubblico abruzzese, te lo anticipo dagli sms che sono arrivati, è un po' deluso. Perché? Perché ritiene che probabilmente il ruolo di Giulio all'interno della Lidl Trek non sia stato quello calibrato più perfettamente sulle sue caratteristiche. Prima ci hanno scritto: non è un corridore da giro, è un cacciatore di tappe. Tu come ritieni il tour di Giulio Ciccone? Guarda, sinceramente io di Giulio aspettavo un tour diverso, perché comunque non ha corso tanto quest'anno, quindi era forse difficile pensare potesse fare classifica. Rientriamo nel discorso che le squadre hanno bisogno anche di punteggi, è vero, però le squadre guadagnano punteggio. Giulio in questo caso, secondo me, avrebbe dovuto fare, ho sentito prima parlarne, quello che ha fatto Carapaz, per esempio, dove è saltato dalla classifica, ma però non si è arenato, cioè, ha cercato ogni giorno una fuga, un attacco, una situazione per poter mettersi in mostra. Tant'è vero che è stato premiato anche come super combattivo, quindi certo non è facile fare questo, però Giulio ha delle caratteristiche importanti. Una gliene manca, quella del cronometro. Sì. Nei grandi giri a cronometro, purtroppo sappiamo che a cronometro fa anche la sua parte, fa anche la sua differenza. Vedi, è uscito di 10 per colpa di un cronometro, no? Però tutto sommato, secondo me, lui rientrava da un anno un po' difficile, dove non ha corso tanto, dove non si era messo in mostra tanto. Il tour era il suo palcoscenico importante per poter capire anche, secondo me, e deve lui capire più che gli altri, qual è il suo ruolo nel futuro, perché adesso non è più un ventenne, ha una sua età dove deve capire cosa vuole fare nel futuro. Deve specializzarsi o nelle corse piccole a tappe, o nelle grandi corse a tappe, o nelle classiche, o nelle corse di salita, o nelle grandi maglie. Cioè, c'ha tante opportunità, però credo che sia lui che in questo momento debba capire qual è la migliore situazione per dargli il meglio nell'opinione del mondo del ciclismo, perché lui ha delle grandi caratteristiche, ha delle grandi qualità, che però non deve portarle a spasso come tante volte succede nelle tappe dove i grandi padroni del tour hanno la situazione in mano e gli altri restano a ruota per difendere una posizione. Quindi io credo che Giulio
abbia adesso il compito di capire nel suo futuro dove deve posizionarsi nel ciclismo attuale. Pogacar un piranha, ci scrivono. Io sulla questione relativa a Giulio, visto che avete espresso tutti un parere, avevo saltato Riccardo, che adesso vedo. Riccardo, chiedo anche a te una considerazione su quello che ha detto Claudio Chiappucci poco fa. Giulio non ha più 20 anni, ha tante ottime, straordinarie, aggiungo io, caratteristiche. Forse deve convogliarle in maniera precisa per capire, per ottenere dei risultati maggiori, non lo so. Intanto saluto Claudio, scusa Claudio, ma mi avevano detto dalla regia di staccare tutto la cosa. Comunque, ma io sono dell'idea di Ruggero, perché lui perlomeno oggi ha capito. Ha capito quello che deve fare, credo. In ogni caso, quello che diceva Claudio prima è un discorso importante, perché lui ha corso poco quest'anno, ha dovuto far fronte, ragazzi, ha saltato il Giro d'Italia, lui non ce lo dimentichiamo, cioè, un problema, si è operato al soprasella, sì, con il dottor Crassisi, quindi ha sofferto anche lui, quindi la marcia d'avvicinamento anche a una corsa importante come quella di Francia, oltretutto con la defezione del suo capitano, perché quello doveva essere il capitano designato, Gegenhardt. Quindi io ritengo che abbia fatto bene. Undicesimo, c'è stata anche una piccola polemica, l'abbiamo segnalato, sì, con Buitrago, era attaccato alla borraccia, forse un aiuto, ma quelli sono cose che ci stanno. Giulio c'ha un problema, la cronometro non va, c'è poco da fare, questo è il vero problema di Giulio. Quindi a questo punto deve decidere, come diceva prima, appunto sono d'accordo anche con Claudio, che a quest'età può fare una valutazione. Il fatto di andare a cercare le tappe quest'anno, ragazzi, sì, come Carapaz, ma fate un po' il conto delle tappe che poteva che avrebbe potuto vincere anche a correre come Carapaz. Io credo che ci sarebbe stato poco spazio. Poi se mi dici la maglia Poix, Carapaz ha fatto, però ragazzi, Carapaz ha vinto un'Olimpiade, ha vinto un Giro d'Italia, ha già dimostrato, sì, delle cose che purtroppo Ciccone non l'ha ancora dimostrato. Bel corridore, forte, perché è forte, è innegabile, però ha da fare un po' un riesame di quello che ha fatto finora. Allora, ci scrivono, il fair play non è una questione di ciclismo moderno o non, ma un valore che a Pogacar è mancato. Penso, ci scrivo da casa, sia un errore di giovinezza. C'era un messaggio, poi poi leggiamo anche gli altri, un messaggio che sicuramente farà piacere a Maurizio in regia, che ci è arrivato prima, perché il nostro telespettatore da casa è molto attento e soprattutto è in perfetta consonanza con il conduttore. Visto che siete tornati rosa per la Vuelta, potreste essere rossi, cosa a cui, diciamo, avevamo già pensato. Ad agosto, quante e quali saranno le puntate in cui non andrete in onda? Solamente il 15 di agosto, giovedì 15 agosto, solo quella è la puntata dove non andremo in onda, per il resto saremo sempre con voi per la vostra gioia. Per la squadra che comanda è più importante la maglia ridata. Luciano, ci hanno scritto, Pogacar ha dichiarato che non sarà la Vuelta, ci scrive, me lo sono segnato, Lucio da Lanciano, e ci scrive, ok che è umano, però questa, ci ha scritto, era un'occasione irripetibile per fare una cosa che non è mai riuscita a nessuno. Giro, Tour, Vuelta. Ma sicuramente il Pogacar di quest'anno potrebbe vincere il Mondiale, Vuelta, qualcosa. Perché effettivamente è stato mostruoso fino adesso. Come ripeto, era stato un bel Pogacar al Giro. E al Tour è stato un Pogacar devastante, perché è cresciuto settimana per settimana, la terza settimana e gli ultimi tre giorni è stato super, quindi sarebbe veramente una grande impresa, però obiettivamente
deve pur riposare, perché poi non finisce quest'anno la stagione di Pogačar, ma ha anche altre stagioni da affrontare. Io intanto ringrazio Claudio, che gentilmente è con noi questa sera, per fargli una domanda. Claudio, il Pogačar di quest'anno, siccome noi in Italia, ma anche all'estero secondo me, c'è crisi di vocazione, i ragazzi si avvicinano sempre meno a questo sport, ma Pogačar potrebbe essere il personaggio giusto per ridare vitalità, per ridare gli entusiasmi ai ragazzini ad avvicinarsi a questo sport, giacché effettivamente è un ragazzo brillante, bellino, quindi suscita veramente grande interesse. Potrebbe essere il personaggio giusto per riavvicinare un po' i ragazzi a questo sport? Stavo parlando di Pogačar. Sì. Pogačar attualmente è il corridore che ha più carisma, immagine per quello che sa fare, no? L'abbiamo visto anche nel Giro d'Italia, col discorso delle borracce da ragazzino. È un corridore che non è così freddo come tanti altri. Sa anche fare una parte di atleta degli anni passati, anche, no? Molto, molto aperto, molto verso il pubblico. Può essere un trainer, però sai benissimo che in Italia noi aspettiamo sempre un italiano, perché siamo italiani, no? Come abbiamo visto quest'anno, come italiani siamo stati sofferenti, non abbiamo avuto italiani che abbiano fatto qualche volta un'azione importante, perché l'italiano ovviamente si aspetta sempre che l'italiano faccia la differenza. Però è un ciclismo che è cambiato, è moderno, è strategicamente totalmente differente. Claudio, ti chiedono se esistono ancora gli scalatori in questo ciclismo, ecco, per ampliare la tua risposta, visto che parlavi di ciclismo moderno. Scalatori, abbiamo visto la differenza che hanno fatto gli scalatori, no? Pogačar è uno scalatore, si definisce così. Vingegaard è uno scalatore, si definisce così. Evenepoel è uno scalatore, si definisce così. Però hanno saputo battere record che esistevano da anni, in un attimo, ma l'hanno battuti non di pochi secondi, l'hanno distrutti questi record. Uno scalatore che era classico negli anni passati era Carapaz, il ritorno sul discorso di Carapaz, era uno scalatore che ha fatto fatica comunque a lottare, il vero scalatore ha fatto fatica a lottare con i corridori veri, completi, come sono Vingegaard, perché sì, vanno forte in salita, ma vanno forte anche a cronometro. Non è facile trovare uno scalatore che vada anche forte a cronometro, quindi non riesco a capire se realmente Vingegaard o Pogačar, che sono corridori esili, se vogliamo, rapportati ai nostri anni, sono dei veri scalatori, come sono messi fisicamente, però riescono a fare cose a cronometro che raramente ho visto fare a corridori che vanno forti in salita. Certo. Quindi è cambiato tutto, è cambiato tanto, è cambiata la strategia, la tecnologia, la maniera di interpretare il ciclismo, di alimentarsi, se vuoi, perché anche l'alimentazione. Io ultimamente non ho più visto un corridore in crisi. Una volta i corridori in crisi esistevano, si vedevano spesso, certo. Crisi di fame, non si vedono più. Ci chiedono, Claudio, da casa, performance, salutiamo Walter che ci segue da Milano, performance così dominanti non rischiano di far passare un po' in secondo piano la tattica, le strategie in corsa, perché sono delle prestazioni così straordinarie che riescono a compensare anche delle strategie non perfette magari? Beh, la dominanza è strategia, non so quanto sia stato strategia quello che è stato fatto quest'anno in tante tappe nel Tour, no?
però quando batti dei record di 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti in un anno è tanta roba, cioè non è che i record di solito si battono di 30 secondi, 20 secondi, non sì. è facile battere in un attimo così in maniera esasperata, esagerata come abbiamo visto quest'anno, quindi battere dopo tanti anni record dai 2 minuti in su, ma non solo uno, due o tre l'hanno battuti, forse anche di più in alcune salite i record, direi che è tanta roba, quindi vediamo un ciclismo portato verso l'altro dai migliori, ma nettamente dai primi in classifica rispetto ad altri che io li considero un po' il resto del mondo, perché gli altri hanno dovuto un po' difendersi. Cosa hanno potuto fare? Se non cercare le fughe, purtroppo, al di là delle corse a tappe dove ci sono i velocisti che fanno le volate, però nelle corse a tappe ci sono tante squadre quest'anno, per esempio nel Tour, dove non hanno vinto una tappa. Stiamo parlando di squadre importanti, squadre di primo rango, cioè Pro Tour, non sono riusciti a vincere una corsa. Fai conto che 6 corse l'ha vinta Pogacar, 6 tappe l'ha vinta Pogacar. Poi ha vinto 3 tappe lo sprinter della Intermarché, Girmay. 3 tappe l'ha vinta dell'Alpecin Philipsen. Poi una Vingegaard, cioè, una la cronometro, cioè, la cronometro Venepool. Metà, esatto, quindi già a metà corsa del Tour hanno vinto 3 squadre, ma al Tour ci sono 20 squadre, quante sono in totale? Sì, sì, ci sono tante squadre che e sono rimaste a bocca asciutta. Esatto, squadre che spendono dei soldoni, Sì, come e no. Se vediamo la classifica anche degli impronti, dalla prima all'ultima, c'è un mondo. E tutti hanno fatto fatica, perché dal primo all'ultimo al Tour fanno tutti fatica. Certo, assolutamente. Però chi ha vinto quello che ha vinto la UE al primo posto, alla ultima, che mi sembra che sia la Getoser, mi sembra. Non vorrei sbagliare, però voglio dire, c'è un mondo veramente. E il Tour è importante anche per quello che riesce a guadagnare, perché il Tour è la corsa dove guadagni più di tutti. Per un corridore, io mi ricordo quando ero al Tour, era motivante anche questo, poter guadagnare 6 in 20 giorni quello che magari non guadagnavi in un anno di corse. Quindi il corridore guarda anche questo, guarda anche quello che riesce a guadagnare. Certo. Allora, Claudio, siccome ci stanno arrivando alcune domande per te da casa, te le giro, domanda flash, risposta flash se riesci. La prima, ti chiedono, in questo Tour de France, quale tappa avresti voluto vincere? Beh, io personalmente sono uno da tappe lunghe, quindi tappe dove... quando il gioco si fa duro, i duri emergono, quindi per me, allora c'è stata la tappa Po, dove io ho vinto a Po, per esempio, no? È una tappa che per me mi rimane nel cuore, perché Po è una delle corse, è una delle tappe, una città del Tour. Sì, è una di quelle dove se non c'è la tappa di Po non viene vidimato proprio il Tour de France. Sì, poi può essere una tappa più difficile o non difficile. Sì, sì. Quando l'ho vinta io, per esempio, c'era Tourmalet, Lobisque, Solur, cioè era durissima. Quest'anno era un po' meno dura. Però Po è la come dicono i francesi, la città più vecchia, antica del Tour de France come tappe, no? Claudio, quindi, però Sestrier rimane nella storia. Lo vediamo alcune allora, immagini. Eccola qua. Parlando della tappa di Sestrier, volevo dirti questa cosa, no? E il giorno che ho fatto Sestrier, quindi 260 km di corsa, 7000 passamenti di dislivello, 7 ore e 45. Il giorno dopo, la tappa, bene o male, era quella che hanno fatto loro, che arrivava a Galibier, no? Quando la tappa che facevano Monginevro, la Tour e Galibier. Noi il giorno dopo avevamo la stessa tappa con Monginevro, Galibier, l'Autoreg, Galibier, poi c'era ancora però il Telegraph, la Croix de Fer con l'arrivo all'Alpe d'Huez.
cioè immagini le due tappe così complicate e difficili una dietro l'altra. Sì, pazzesco. Allora, altra domanda che arriva da casa, molto interessante, sempre per Claudio Chiappucci. Che cosa hai pensato da capitano di Pantani quando ti sei accorto che ti stava di fatto superando? Da capitano, ti ha dato un po' fastidio, ti chiedono. Ma guarda, non mi dava fastidio, non mi stava superando, perché alla fine io ho già fatto 8 anni da professionista, quindi per me era un mio pupillo in quel momento lì. Mi ha dato fastidio tutto quello che è successo all'interno o all'esterno da noi, che probabilmente non volevano che noi avremmo magari monopolizzato per anni insieme questo mondo del ciclismo, perché io arrivavo da anni bellissimi, stupendi, lui arrivava e stava emergendo dopo anni difficili. Io l'ho avuto in camera in questi anni, quindi conosco tanto di lui, conoscevo tanto di lui. Io gli avrei dato una mano veramente quegli anni per costruire il suo futuro, che comunque è stato bello fino a un certo punto, perché ha vinto il Giro, ha vinto il Tour, ha fatto dei numeri incredibili. Però avrei voluto, mi è mancato questa opportunità di proseguire insieme un momento dove lui stava emergendo, dove io ero in una fase già che avevo dato le mie soddisfazioni, avevo dato i miei risultati già. Certo. Oh, allora, noi tra un po' ovviamente chiudiamo definitivamente l'argomento Tour de France, perché lo abbiamo veramente sviscerato. Riccardo, ti giro la domanda di prima del nostro telespettatore da casa: era così impossibile immaginare una tripletta, un treble, un triplete? Sarebbe stato qualcosa che nella storia dello sport. Allora, lui abbiamo visto che è un corridore che punta alle corse in maniera devastante. Nella grafica che avete fatto vedere vi mancava la Parigi-Nizza, fra l'altro. Sì, ci mancava la Parigi-Nizza, ci mancava anche l'Amstel in realtà. Ma non c'entravano, perdonami. Sì, no, lui è andato alla Parigi-Nizza perché non l'aveva mai vinta e l'ha vinta. Gli manca la Vuelta e penso, se tanto mi dà tanto, l'anno prossimo magari farà Tour e Vuelta al limite. Fare la tripletta io credo che sia difficile, però è un corridore talmente, l'ho detto prima in apertura, qui non c'è da fare paragoni no, è vero. Quest'epoca è l'epoca di Pogacar e anche di Vingegaard, come lo è stato ai tempi di Claudio, quando c'era Gianni Bugno. Ha detto delle cose belle Claudio, mi ha sbloccato un ricordo, perché una volta a Montecatini Terme loro erano in ritiro e andai per Telepistoia, cioè Telepistoia Libera, una televisione regionale, andai a intervistare Chiappucci, che era in auge, e in camera c'era proprio Marco. E Marco, non so se Claudio se lo ricorda, ma disse: Marco, ma me o mi intervisti o mi intervistate? E io disse: hai voglia, aspetta, c'è un po' di tempo. Pensa te, ma erano forse era il primo anno, il secondo anno, però mi ricordo che Claudio ce l'aveva proprio sotto l'ala. È stato bello questo ricordo che ha fatto di Marco Claudio, perché tante volte anche lì le chiacchiere della gente dell'esterno tante volte ha macinato delle cose che non c'erano. Ho detto male, Claudio? No, hai detto benissimo, anche perché quando parli da gente esterna parla a mo' di bar, no? Senza sapere le cose. Le cose le sai quando le vivi, quando sei in mezzo. Da fuori uno si fa, detto in poche parole, delle seghe mentali, no? E quindi quando hai detto tu la situazione era che eravamo alle terme di Musulmano, quindi all'epoca si andava ancora alle terme. Quindi si stava anche in compagnia, a gruppo, non succedono più queste cose qui, lo sai benissimo, no? Lo spirito di gruppo esisteva molto di più allora che oggi.
Oggi ognuno fa quello che vuole, in corsa sì, hanno delle strategie da seguire, quello che viene detto, ma dopodiché ognuno prende la sua strada. Noi no, dopo le corse eravamo ancora là, parlavamo, certo, stavamo insieme, discutevamo, spirito di gruppo si chiamava. Però è vero, tante volte leggi cose di gente che non sa neanche chi è, non sa neanche cosa fa, non c'entra niente, eppure si permette di raccontare cose così tanto per sì, mettersi in mostra. Questo dà fastidio. Cioè, le cose bisogna viverle, bisogna essere dentro e si raccontano da dentro. Io ho sempre raccontato le cose che ho vissuto, ma è solo quello che ho visto da fuori. Da fuori tutti possono vedere, farsi un'ipotesi, un'idea che è completamente diversa da chi le vive da dentro. Eh sì. Oh, peraltro, prima di salutarvi moltissimi, perché insomma salutiamo Claudio, salutiamo Riccardo, saluteremo anche Ruggero, poi avremo tutta la parentesi dedicata a Francesco Parravano e a Lara Cucini, ovviamente con Umberto. Giustamente ci hanno scritto: quest'anno dopo il 1992 è tornato a vincere Claudio Cappucci la maglia a pois, perché lo ricordiamo, vero Riccardo, che lui è il fratello maggiore. Non puoi dire, no. Lui è suo babbo, Jacopo, te lo dico, lui è il papà di Carapazzi. Era un pigiatore mondiale. E lui deve essere andato là. Dici che le caratteristiche del DNA sono quelle. I segreti sono segreti. Il DNA probabilmente, insomma, in Ecuador. No, ma perché io non lo faccio, non lo faccio quello. No, perché comunque Claudio davvero lo sa che lui ci abbiamo scherzato tante volte. E effettivamente è clamorosa la somiglianza. Sto aspettando Maurizio che trovi un fermo immagine di Carapazzi in maglia a pois. Per vedere la somiglianza di cui avevamo parlato, eccolo qua. Guardalo, è uguale. Dai, no, ora questo qua. Ci sono gli appoi diversi, perché i miei appoi erano un po' più grossi, questi sono un po' più piccoli. Sì, è vero. Sì. È vero. Sinceramente, io preferivo la maglia di prima, gli appoi più grandi. Un po' più grandi, meno sì, qua, ma più. Eccolo qua, sì, è proprio lui. Va bene. Oh, ragazzi, è stato bello questa sera. Noi andremo avanti ancora per una mezz'oretta. Grazie Riccardo, grazie Claudio. Grazie, ovviamente con Riccardo ci vediamo giovedì prossimo. Ciao Claudio, ci vediamo presto. Umberto, ciao Umberto. Ciao. Ciao, grazie Claudio. Ciao a tutti, ciao. Grazie anche a Ruggero Marzoli, che prima ha ricevuto i complimenti anche via SMS per la sua straordinaria competenza. L'avevamo lasciato come grande corridore, lo troviamo come grandissimo opinionista. Abbiamo creato un nuovo opinionista di questa trasmissione. Ne hai creati nel tempo, Ne ho creati di mostre. Sì, grazie Ruggero, ci vediamo presto. Pubblicità, grazie. Torniamo tra pochissimo. Un viaggio lungo oltre 30 anni. Rabottini Cicli Sport è sinonimo di qualità. Qui l'amore per la bicicletta è il nostro motore e la passione per il ciclismo è il nostro carburante. Rivenditori autorizzati dei prestigiosi marchi Scott e Bergamont, gamma completa di bici da corsa, gravel, mountain bike, city bike, muscolari e e-bike. Per il bambino, l'amatore e l'atleta. Nel nostro showroom troverete ciò che fa per voi con una vasta gamma di modelli sempre in pronta consegna, finanziamento personalizzato e assistenza meccanica con tecnici specializzati. Accessori, caschi ed abbigliamento delle migliori marche per vivere al meglio la tua passione. Vieni a trovarci da Rabottini Cicli Sport. Ti garantiamo un viaggio indimenticabile su due ruote. Ci troviamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31, vicino il casello autostradale di Pescara Nord. Thank you.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. La nostra passione ci spinge sempre alla ricerca della perfezione, del comfort e dello stile. Vogliamo accompagnarti verso nuove sfide, nuovi orizzonti e nuovi traguardi. DM Sport ti accompagna verso questi obiettivi senza compromessi. Vesti il vero made in Italy. Vesti DM Sport. Everyday in every way. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione. Da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Allora, si è seduto al posto di Ruggero Marzoli Francesco Parravano, di cui vediamo, Francesco, prima di parlare con te, vediamo la tua ultima vittoria, il Gran Premio Città di Montegranaro, che è la tua quarta vittoria in stagione. Ce la vediamo, ovviamente ringraziamo il service a ruota libera, Roberto Cicchine e Mauro Mancini, che ci hanno inviato le immagini con la telecronaca. Vediamo, rivediamo gli highlights della vittoria di Francesco Parravano. Montegranaro è pronta ad ospitare il 39esimo Gran Premio Città di Montegranaro, 13esimo trofeo il presidentissimo Sesto Pietro Strappa, 14esimo trofeo Avis Montegranaro Don Mariano Pacetti, gara ciclistica per la categoria dilettanti Elite e Under 23 organizzata dal gruppo sportivo Cazzadorieri Montegranaro e valida per la Challenge Michele Gismondi e valida anche per la maglia di l'assegnazione della maglia di campione provinciale Elite e Under 23 e per il 33esimo trofeo il Cappello d'Oro. 90 corridori al via, 17 team rappresentati. Dopo il tratto di trasferimento ci sarà il primo traguardo di giornata. Si parte in questo istante sotto un sole cocente come da tradizione, corridori dunque che saranno messi a dura prova anche dalle temperature che si potrebbero
avere durante la manifestazione. Siamo 7 giri dal termine, dunque questo è il primo giro, gruppo compatto. Siamo a 4 giri dal termine in questo momento, si forma ancora un drappello molto folto, 4 giri dal termine, sono stati percorsi dunque chilometri importanti, gruppo che si è spaccato in due tronconi, guidato dalla Maltinti, poi le maglie della Gragnano, all'interno anche quelle della Calzaturieri Montegranaro. Siamo al passaggio dunque ai 4 giri dal termine, ci avviciniamo dunque alla gara che conta, 4 giri dal termine con il gruppo molto sfilacciato, ma sostanzialmente i migliori sono tutti lì vicino per giocarsi la vittoria in questa manifestazione, che ricordiamo mette in palio la maglia di campione provinciale Elite Under 23 e anche la maglia della Challenge Michele Gismondi, oltre ai punti che andranno per quanto riguarda la Challenge il cappello d'oro. Ritardatari al passaggio, vengono offerte loro le borracce, intanto siamo a 3 giri dal termine, se ne va un corridore, è De Giorgi della Project che lascia la compagnia e se ne va in solitario. Siamo al passaggio, attenzione, passaggio ai 3 dal termine per De Giorgi che ha avuto un massimo vantaggio di un primo e 5 secondi al passaggio, adesso il gruppo è segnalato circa 45 secondi dal battistrada. De Giorgi dunque al comando, il dorsale 43, portacolori della Project Cycling Team al comando con un vantaggio di circa 45 secondi rispetto al gruppo che naturalmente ha perso tanti corridori. De Giorgi dunque continua a pedalare molto bene in questo momento della gara, adesso vedremo cosa succede in discesa. Siamo a 2 giri dal termine, De Giorgi sempre al comando. Eccolo De Giorgi al GPM, vince il Gran Premio della Montagna del Baretto. Eccolo De Giorgi, Project Cycling Team, al passaggio al GPM. Seconda piazza per quanto riguarda il GPM per Boschi, che arriva in questo istante con un ritardo di 35 secondi al GPM. Dietro troviamo il gruppo, vediamo un attimo l'arrivo di Boschi. Eccolo il gruppo regolato da Favretto della Gallina Locchini. Dunque la situazione al comando De Giorgi, vantaggio 33 secondi su Boschi e circa 45 secondi sul gruppo. Intanto arriva il pubblico per gustarsi questo finale di gara, il vice direttore di corsa che controlla che tutto sia ok. Siamo al suono della campana, De Giorgi è stato ripreso e dunque si forma un drappello di 12 unità al comando. Sono in 12 al comando all'attacco dell'ultimo giro. Eccoli gli atleti che stanno transitando in questo momento, le maglie della Maltinti davanti, poi un altro drappello dietro, 12 al comando dunque al suono della campana di questo 39esimo Gran Premio Città di Montegranaro Memorial il presidentissimo Sesto Pietro Strappa. Arrivano altri corridori sfilacciati, è arrivata l'ora della verità anche per i dilettanti Elite Under 23, siamo all'ultimo giro, meno di 13 km al termine, questi sono i resti del gruppo dei corridori, davanti si è formato un drappello di 12 unità, attenzione, vediamo se riusciamo ad elencarveli, sono Alzate Giraldo della VPM Moretti, Parravano e Ceroli dell'Aran Cucine, Pierloschi della Veloclub Avezzano, poi troviamo Favretto, Fermanelli e Trevisol per quanto riguarda la Gallina Lucchini Ecotec, poi Camargo Hernandez della Borgo Nuovo, Niccoli, Vignini e Cristalli. Intanto parte la volata per quanto riguarda il successo che va a Francesco Parravano, il portacolori della Aran Cucine Veius. Nel finale erano rimasti in 8, Parravano li regola in 9, scusate, li regola in volata e chiude in 3 ore e 10 minuti con la media oraria di 36. Al secondo posto il colombiano Hernandez Camargo, gruppo sportivo Borgo Nuovo. Terza piazza per Lorenzo Boschi della Gragnano Sporting Club, quarta per Alexander Pierloschi del Veloclub Avezzano Backline, poi Matteo Niccoli, Umberto Ceroli, Carlo Favretto, Francesco Vignini, Marco Trevisol. Decima piazza per Marco Fermanelli che regola il gruppo che arriva con un ritardo di 50 secondi. Dunque il corridore ciociaro di Sora, Francesco Parravano, dopo aver vinto la cronoscalata Sarnano Sassotetto, consolida la posizione di leader nella Challenge Michele Gismondi, mentre verrà assegnata solo la maglia per quanto riguarda la maglia di campione provinciale degli Under 23 che va a Federico Ferranti della Aran Cucine Veius, giunto al 16° posto.
Allora, complimenti Francesco, rivedendo le immagini, che sensazioni hai avuto? No, comunque le avevo già viste, quindi ero preparato a questo video. E comunque è andata bene, volevamo vincere quel giorno e ci siamo riusciti, quindi è andato tutto come programma. 2024 che per te si sta rivelando una ottima stagione fino a questo momento. 4 vittorie, abbiamo sentito la cronoscalata Sarnano Sassotetto, questa vittoria a Montegranaro. Diciamo, le Marche ti portano bene, pure se sei Ciociaro. Sì, perché comunque i percorsi marchigiani dove si ripetono molte volte le salite sono adatti alle mie caratteristiche, e così come quelli toscani che comunque sono anch'essi molto duri, quindi sono queste le due regioni, diciamo, che mi si addicono di più. Sai che hai una capigliatura che potrebbe far spuntare un ciuffetto come, insomma, la persona di cui abbiamo parlato fino a questo momento? Umberto, abbiamo visto la vittoria di Francesco, sesto posto anche per Ceroli. Bella giornata. Ma indubbiamente è stata una bellissima giornata, ma quest'anno quasi tutte le corse siamo sempre lì. Comunque Francesco non è solamente quest'anno, che è il 2024, vero, ma anche il 2023 è stato il corridore che ha risultato più punti come risultati nella categoria elite. Praticamente non è che c'è da scoprire, lui è un bravissimo ragazzo, come quando che non ce l'hai, non ti dà nessun disturbo, sta sempre tranquillo e mi fa piacere per lui e per tutta la squadra, che abbiamo tanti giovani che noi cerchiamo di inserire sempre gradualmente. Poi ci dicono quelli che o sbagliamo oppure no, però siamo sempre lì, siamo sempre dei migliori. Sì. Significa che quelli che facciamo va con mia vela. Certo. Prima di andare in diretta, Ruggero, quando siete arrivati ti ha chiesto, lui è il nuovo Hindley, adesso si fa per scherzare, però ti chiedo, a quale corridore che hai avuto in passato assomiglia Francesco? Ma Francesco assomiglia, insomma, Hindley non è un vincitore come lui è uno che in salita va bene, che già fisicamente permette, perché è molto leggero, che va forte in salita, ma poi anche se arriva in volata ti fa la volata e va forte, poi anche al cronometro. Noi una cronometro abbiamo vinto, ma ha vinto con 4 minuti, un'altra cronometro che era a livello nazionale, che abbiamo fatto terzo in Toscana. Praticamente è un corridore che va sia in salita, sia a cronometro, sia in volata, non è che è un po' caciara, per l'amor di Dio, però un corridore che promette. Chiaramente che c'è un particolare, che adesso in Italia quando uno diventa elite già sembra vecchio, perché lui ha 23 anni. È un corridore che potrebbe fare un'attività da professionista come si deve, però, come ti ripeto, io non lo so. Luciano è maturato anche gradualmente Francesco, secondo me lui aveva bisogno questi anni per maturare e venire fuori come, certo, sta venendo, come sta adesso. Venendo fuori. È così Francesco? Giustamente lui ha delle qualità, è un corridore veloce, si difende benissimo da quello che siamo riusciti a capire in queste stagioni, si difende benissimo in salita, è veloce, quindi riesce veramente ad avere la possibilità di poter vincere spesso. Certo. E poi avendo anche un attimo di maturazione e di esperienza è molto utile al gruppo. Come no? Gruppo Aran, che sappiamo tutti è un gruppo di ragazzi molto giovani, e con l'esperienza di Francesco sicuramente si motivano pure. Come no? Per i prossimi anni, e far crescere questo vivaio che è sempre garanzia di grandi talenti, sì, di talenti, e soprattutto l'Aran Cucine con Umberto effettivamente è l'unica squadra del centro sud dove specialmente i ragazzi talentuosi dalle categorie junior da Bologna in giù non ci sono squadre dilettanti che hanno vinto. C'erano alcune domande che sono arrivate da casa, intanto stavo vedendo la volata vincente proprio di Francesco, ci sono arrivate alcune domande giustamente sia per Francesco che per Umberto, magari le leggiamo. Umberto, giovani promesse li vedi in questi under 23, ti chiedono da casa? Non so se intende solo nella tua squadra o in generale. No, quest'anno in Abruzzo, non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, c'è Rogante che
sta con una squadra contenta, l'ha fatto anche per quello, c'ha un'altra gamba, ha fatto la Coppa del Barça, è andato bene, ha fatto il giro d'Abruzzo con i professionisti, è andato benissimo, ha fatto il giro d'Italia Andare, è stato uno pure dei migliori, poi ha fatto secondo al Giro del Veneto, cioè, ha fatto il Val d'Aosta. E più ha fatto decimo al Val d'Aosta, dove in Val d'Aosta l'ha fatto con la maglia azzurra, come noi ce l'avevamo anche De Laurenti, però è andato a fare il Val d'Aosta, ha preso il Covid e non ha potuto. Certo. Però è andata abbastanza bene, poi la nazionale ci ha convocato come riserva anche Ceroli, poi c'è Macciarelli che sì, veramente sta andando bene, perché se tu guardavi l'ordine d'arrivo del campionato italiano Under, mm-hmm, c'erano quattro abruzzesi nei primi 15, sì, praticamente significa... Il movimento c'è. Il movimento c'è, praticamente sono ragazze che veramente meritano, perché anche Lorenzo Macciarelli è... no, Lorenzo si chiama, sì, Lorenzo, sì, sì. Perché c'è anche un altro fratello che corre nei juniores, mm-hmm, nella Fantini, praticamente sono ragazzi che stanno dimostrando che di andare abbastanza bene. Vediamo altro sms che mi pare fosse indirizzato proprio a Francesco. Francesco, innanzitutto complimenti, ma non pensi che da elite era meglio andare in una Continental per fare gare internazionali a tappe e confrontarsi con i professionisti, ti chiedono? Allora, vabbè, col senno del poi non lo so, però comunque con Umberto, io mi sono sempre tanto fidato di Umberto e quindi con lui avevamo parlato anche di questa opzione che già c'era l'anno scorso e quindi magari potrebbe essere utile, come non poteva essere utile, anche perché in Italia fondamentalmente le Continental che fanno prettamente un calendario professionistico sono poche. E magari per le densità di corse che noi affrontiamo come Aran mi avrebbero permesso di crescere ancora di più qui con l'Aran. Quindi secondo me adesso sarei pronto al 100% magari per correre con i professionisti rispetto a prima. Ti chiedo, siccome abbiamo parlato, sì, ma poi vengo da te, siccome abbiamo parlato tante volte della problematica che riguarda tanti ragazzi molto giovani, fanno un salto molto ampio, ok? Fanno un salto triplo, quadruplo. Tu che idea ti sei fatto? La tua crescita, il tuo step by step è la cosa migliore? Allora, io penso che come ogni sport c'è il ragazzo, il fenomeno di turno che non deve essere preso come punto di riferimento, soprattutto in uno sport di endurance come il ciclismo. Poi il nostro sistema anche scolastico non ci permette di crescere come le altre nazioni. Fondamentalmente io parlo almeno per la mia esperienza personale, il primo anno da dilettantismo comunque è già molto limitante perché hai l'esame del quinto superiore e poi io ho fatto l'università, sono laureato in scienze motorie e fondamentalmente fra l'anno del Covid e il ritorno alle corse mi sono ritrovato un terzo barra quarto anno under 23. Quindi credo, io mi sono trovato bene nel crescere gradualmente, ma soprattutto oltre che a livello fisico anche a livello mentale, capire quali sono le vere possibilità di quello che riusciamo a fare. Quindi per me è stata la scelta migliore. Vedo che comunque anche tanti altri ragazzi stanno prendendo ispirazione da quello che ho fatto io e quindi sono contento di questo. Possiamo dirlo? Bravo anche in TV. Umberto! No, prescindere in TV. Se io fossi un manager di ciclismo lo prenderei subito, sì, a prescindere le qualità atletiche, perché poi l'atleta, certo, può crescere, non crescere, o a volte si prendono dei fenomeni però li perdi per strada. Però a volte prendere gli atleti e scegliere gli atleti giusti bisognerebbe confrontarsi e parlarne, vedi, con lui. Sì, ti rendi conto subito. Ti rendi conto che è uno che ha veramente capito le sue qualità, ha capito il suo modo di crescere. Effettivamente adesso ci vuole proprio una squadra che lo faccia passare al professionismo e io sono sicuro che lì farebbe ancora meglio. Grande Umberto e tutta l'Aran, perché ti chiedo... Fammi rispondere, sì, il fatto, sì, della, sì, Continental e del professionismo, perché le Continental dovrebbe correre con i professionisti e le categorie Continental, e invece le Continental vengono a correre sempre insieme a noi, poi fanno quelle corse di terzo livello professionisti che corrono insieme agli altri.
però adesso è un momento che le squadre continental italiane non fanno un'attività fatta ad alto livello, capito? E questo è il discorso. E poi c'è un'altra cosa, prima si faceva i giri come il giro under, il giro d'Italia, si andava in base ai risultati, mentre invece adesso si va in base ai raccomandati. Questo è il discorso. Ok. Io non voglio essere polemico, però... No. Si vede? No, si vede. Io non voglio essere raccomandato, no. Perché io voglio solo se merito, devo andare, certo. Oppure no. Allora, in Italia non è così. Vedendo i risultati di quest'anno, noto che Parravano è un corridore da classiche. 4 vittorie in questa stagione più diversi piazzamenti. Quali saranno le prossime corse? Allora, inizieremo domenica a Coppa Bologna in Toscana. E poi avremo il calendario d'agosto che dovrebbe prevedere Firenze-Viareggio. C'è la Firenze-Viareggio, poi c'è l'11, c'è l'internazionale di Poggiana, poi il 4 c'è un'altra gara nelle Marche, poi abbiamo la piccola Sanremo che si fa su, poi il 25 c'è il Giro del Casentino. 18 il Giro Casentino, praticamente abbiamo tante gare. Certo. Ti chiedono, ma mi rispondi rapidamente perché te l'hanno chiesto da casa, come mai non avete partecipato al campionato italiano Elite con un Parravano così in forma? Ti chiedono da casa. Guardi, io volevo anche partecipare, però la questione è questa, che ho chiesto a lui se voleva andare, io sta qua, può dire. È stato lui che ha detto sono andato adesso, non ci voglio andare, ma no, perché se tu guardi il campionato italiano professionista sono arrivati 17. Io chi organizza dovrebbe fare le corse in base anche ai partenti, sì. Perché è inutile che tu vanno tutti quei corridori che corrono le squadre continental che poi non arriva nemmeno in mezzo ai dilettanti, non arrivano. Ovviamente vanno lì a fare, certo, il campionato italiano, okay. E fai 240 km e arrivano solamente 17 corridori. È così, Francesco? Sì, ne avevamo parlato e poi abbiamo deciso che la scelta giusta era non partecipare e abbiamo scelto così. Però non poteva essere un metro di misura quello, Francesco, anche per misurarti? Poteva, però come non poteva esserlo, perché comunque io non avendo mai debuttato con i professionisti non so nemmeno come avrei reagito, ma non tanto a livello fisico ma anche a livello emotivo. E io sono uno che magari deve un attimo abituarsi alla situazione. Ti devi programmare. Ho un po' difficoltà nei cambiamenti, ecco. Okay. Va bene. Oh, siamo in chiusura, vediamo l'appuntamento questo qua di questo fine settimana, sabato a Prato La Peligna, provincia dell'Aquila, bici in piazza, tipo di calendario giovanile, vedete le categorie ammesse. È stata una lunga serata, grazie Umberto per... Però devo dire un'altra cosa. Dimmi. Stasera non abbiamo parlato di tante cose che si dovrebbe parlare. Umberto, io sono d'accordo. No, ma bravo, hai capito quanto un'altra tempo? Un'altra volta. Ci prometti che vieni e ne parliamo? Come non vengo? Oh, okay. La Bottino non vuole che vengo perché dice che faccio casino. Io non faccio casino. Dico solo la verità. Capito? Ok, promessa. Ti volevo dire una cosa sola. Rapidissima perché mi stanno mandando la sigla. Ti volevo dire una cosa sola. Noi abbiamo fatto il Giro d'Abruzzo Open, praticamente 2-1 come l'ha fatto adesso la Gazzetta, però lo facevamo tutte a spese nostre, abbiamo fatto per 15 anni, capito? Sì. Poi arriva la Gazzetta e si prende il Giro d'Abruzzo. Però noi andiamo avanti uguale, abbiamo organizzato il Giro dell'Alto Abruzzo, sì, che l'abbiamo fatto l'anno scorso a Ovindoli. E quest'anno rifacciamo il 6 di ottobre. Prima del 6 di ottobre giuro che sarai lì su quella sedia per presentarcelo. Grazie Umberto, grazie Francesco, in bocca al lupo davvero. Prima di chiudere, Luciano, ti faccio vedere il messaggio della serata. Attenzione, per favore, a Ferragosto, anticipate a mercoledì o posticipate a giovedì come per gli Euro di calcio. Mi dispiace, ma questa cosa non avverrà, però ci sarà una replica, però è giovedì per agosto, ragazzi, una settimana, concedetecela.
Ciao, ci vediamo giovedì prossimo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a Francesco Di Sante, grazie a voi che siete stati tantissimi dall'Abruzzo, dal Molise e anche da fuori a seguirci anche da fuori Italia. Ci vediamo tra una settimana. Buonanotte.